Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Progetto. Io sono Alberto e oggi vedremo come utilizzare un touchscreen display per il nostro Raspberry. Dopo passeremo all'unboxing e all'installazione, ma prima cosa dovremo installare i driver sul nostro Raspberry. Quindi dovremo collegarci in SSH. Eccoci dentro e dovremmo andare, allora specifichiamo se siamo su un sistema operativo Jessie, non ci sarà bisogno di cambiare niente, non ci sarà bisogno di avere dei driver, altrimenti facciamo un sudo nano slash boot slash config .txt e andiamo ad aggiungere dtparam uguale i2c slash underscore scusate arm uguale on dtparam uguale spi uguale on dt overlay uguale ads 7846 virgola panir q uguale 25 virgola speed uguale 100. Zero zero virgola panir q underscore pool uguale 2 virgola xo hms uguale 150. Poi control o invio control x, dovremmo creare una directory make dir slash etc slash x 11 slash xorg.conf.d. Scusate, ci vuole sudo make dir slash etc slash x11 slash x org.conf.d. Perfetto. Ora andiamoci dentro con un cd e da qui vogliamo creare un file -calibration .conf. Perfetto. E dovremo aggiungerci section input case input class, scusate, poi identifier calibration match product ADS 7846
touch screen. Option. Calibration. Spazio, aperte virgolette, 38, 53, 170, 288, 37, 96. Option. Swap axis. 1 end section. Controllo, invio, control X, cd, vabbè, sudo reboot. E una volta riavviato il display funzionerà. Adesso andiamo a vederlo più da vicino, facciamo l'unboxing e il primo avvio. Bene ragazzi, ora andiamo a fare l'unboxing del nostro display. Eccolo qua. Allora, noi apriamo, ci troviamo davanti il nostro display, mettiamolo un attimo da parte. Poi avremo un pennino per poter utilizzare il touchscreen. E infine ci verrà dato, cosa che non monterò però trovo utile, i pezzi per poter costruire un case attorno al nostro Raspberry. Ci viene data la parte sotto e i quattro lati. È un materiale di plastica in cui è stata aggiunta questa texture di simil cartone, ecco. Ci sono le vitine per poter inserire il vostro Raspberry, come io in questo caso ne ho già un altro, però trovo utile anche che l'abbiano messo, ecco. Ora andiamo a vedere meglio il nostro display. Eccolo qui. Gli viene data con una cosina protettiva, però in fatto è che è questo. Come vedete, 3,5 inch RPI display, poi c'è la risoluzione 480x320 e il modello che è XPT 2046 Touch Controller. Qui vediamo la cosa interessante di questo modello è che va a interfacciarsi con i GPIO di Raspberry e non direttamente alla porta monitor, alla porta display proprietaria, ecco. Quindi andremo direttamente a inserirlo appunto nei GPIO. Piccola nota sui GPIO, avevo già fatto un video in cui spiegavo cosa sono i GPIO di Raspberry, come utilizzarli e come utilizzarli e le varie precauzioni o comunque avvertenze da tenere in considerazione, e se non l'avete fatto vi consiglio di andare a rivedervi quel video che è molto interessante. Bene ragazzi, anche il video di oggi è finito. Spero vi sia stato utile, spero non abbiate problemi, ma se ci fossero vi invito a scriverci o sulla nostra pagina Instagram o qui sotto nei commenti di YouTube. Vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e anche a seguirci sui nostri social per rimanere informati e vedere quello che postiamo. Niente, ci vediamo al prossimo video.